Fu il 5 giugno del 1947 che George Marshall, segretario di Stato americano, annunciò ad Harvard il piano che avrebbe preso il suo nome e che ora viene quasi quotidianamente invocato come unica salvezza per un continente devastato dall'epidemia. E tuttavia pochi sanno chi fosse quest'uomo, ancor meno qual fosse il suo piano e quasi nessuno quali analogie possa avere con la situazione di oggi. George Marshall era stato durante la guerra il capo di Stato Maggiore dell'esercito americano. Il generale, colto e discreto, aveva ricostruito le forze armate in modo quasi miracoloso. Da un manipolo di volontari armati male, inquadrati peggio, ne aveva fatto in 6 anni un complesso di 8 milioni di soldati addestratissimi con equipaggiamento illimitato. Marshall non era un condottiero carismatico come Douglas MacArthur o George Patton, ma era un genio della logistica e dell'organizzazione. Con la stessa previdente metodica con cui aveva creato la macchina bellica più potente del pianeta, una volta nominato ministro, progettò un piano di aiuti a un'Europa annientata dalla guerra. Fece stanziare l'immensa cifra di 12 miliardi di dollari di allora, da distribuire più o meno equamente agli indebitati alleati ed ancor più dissestati ex nemici. Oltre l'80% di questi finanziamenti erano grants, cioè veri e propri regali. Il resto erano loans, cioè prestiti, che comunque non avrebbero trovato un esattore inflessibile. Difatti molti non li restituirono. L'URSS e i suoi satelliti rifiutarono l'aiuto e istituirono il Comecon, che ne fu una sgangherata caricatura. La Germania ricevette circa 1,5 miliardi di dollari, l'Italia poco meno. Non si trattava soltanto di denaro o di materie prime, v'era tutto un contorno di assistenza tecnica per incrementare l'economia e la produzione sia agricola che industriale. La scelta di Marshall fu tanto più originale e meritoria se si pensa che il suo collega al tesoro Morgenthau aveva proposto di far della Germania, responsabile di 2 guerre mondiali, quello che Scipione Emiliano aveva fatto con Cartagine, una colonia agricola controllata per evitarne la rinascita. Una soluzione di cui oggi qualcuno rimpiange la rinuncia. Ha un senso parlare ora di un piano Marshall per l'Europa? Sì, se ci riferiamo a un intervento massiccio e immediato di risorse per soccorrere un organismo defedato. No, se ne consideriamo l'aspetto più importante, le caratteristiche del donante e dei donatori di allora e le intenzioni di chi dava e di chi riceveva. Il primo era uno stato straniero, i secondi erano ex alleati ed ex nemici. Questo soccorso non era solo frutto di generosità, benché la maggioranza dell'opinione pubblica americana lo vedesse con favore compassionevole, ma non era nemmeno quella spregiudicata speculazione capitalistica volta a conquistare i mercati europei e a sottometterne i governi, denunciata con la solita maligna prosopopea dai sovietici e dai loro vassalli periferici. Era il frutto delle menti pragmatiche di Marshall e di Truman, che avevano individuato in una futura prospera Europa sia un ottimo mercato per i prodotti americani, sia un solido baluardo contro la minaccia comunista. Il piano fu, come per molte cose nella vita, un mélange de tout, di impulso solidale, di calcolo economico e di convenienza politica. I risultati confermarono le previsioni. L'Europa si salvò dal tracollo economico e dalla tirannide russa. I paesi del Comecon, sotto la dittatura cupa e incompetente del Cremlino, dovettero attendere quasi mezzo secolo per iniziare una ripresa. E ora? Ora non esiste uno straniero che ci possa soccorrere, salvo qualche ingenuo irresponsabile che confida nella mano tesa della Cina. Nessuno si illude che l'America, assediata dal virus e retta da un isolazionista, possa fare qualcosa. Non solo, non esiste nemmeno un'omogeneità di sofferenza tra i paesi da aiutare. Nel 1945 la Gran Bretagna era esausta e indebitata, con un impero che si stava sgridolando e un severo razionamento di viveri. La Germania era di fatto distrutta, materialmente e moralmente. E noi eravamo messi peggio di tutti. L'Europa sapeva che senza questi aiuti non si sarebbe ripresa e li accettò con lo stesso entusiasmo con cui le erano stati offerti ed elargiti. Oggi non è così.
l'Europa deve fare da sola e può diventare facile preda di una speculazione globale. Ma l'Europa non c'è e i suoi membri, in memoria della lezione di Menenio Agrippa, si illudono di cavarsela individualmente con il proprio rigore sparagnino, mollando i più deboli o peggio, inducendoli a sottomettersi alla loro tutela. I tedeschi ci bacchettano con le parole rivolte al moribondo nell'Actus Tragicus di Bach: «Bestelle dein Haus, metti in ordine nella tua casa, cioè nei tuoi conti». Ed è vero che la nostra finanza è stata sconsideratamente più allegra della loro, ma se tutti gli stati dell'Unione Europea dovessero dipanare la matassa delle proprie colpe, l'Italia non starebbe in testa al catalogo, mentre la stessa Germania dovrebbe attendere 1000 anni, come disse una delle sue menti più nobili, per farsi perdonare tutto il male che in mezzo secolo ha fatto all'Europa e al mondo. Ed è questa la differenza fondamentale con il piano Marshall. Lì vi era un'America lungimirante, ricca e generosa, solidale nel mantenere anche nel proprio interesse un edificio comune. Qui abbiamo invece un'Europa incapace di aiutare se stessa, perché la miopia delle sue guide ne distorce l'originaria visione complessiva e rischia di schiantarsi su un muro di un'ostinazione finanziaria e notarile. È una delle tante ironie della storia. Il presidente Truman era un ufficiale pluridecorato della Prima Guerra Mondiale. Marshall aveva indossato per 50 anni la divisa. Erano due soldati animati da un forte senso morale e sapevano che la pace, interna ed esterna, è sempre messa in pericolo dalla povertà e dal malcontento sociale. L'attuale classe dirigente europea è devotamente pacifista e coscienziosamente ancorata a cauti principi di modesta ragioneria mercantile. Forse, rimodulando il vecchio detto di Clemenceau, se è vero che la guerra è cosa troppo seria per farla fare ai militari, la politica, almeno quella più alta, è troppo importante per affidarla ai politici o, peggio ancora, ai burocrati.